nata a Capua, in provincia di Caserta, però in realtà ho vissuto molto poco lì perché mi sono subito trasferita a Messina, dove sono cresciuta e dove ho studiato. Ho studiato medicina veterinaria presso la facoltà di scienze veterinarie dell'Università di Messina, dove mi sono laureata nel 2012 con il massimo dei voti, e adesso lavoro in provincia di Messina presso una clinica veterinaria che ho avviato insieme a due colleghi. Sono nata a Codogno, in provincia di Lodi, e ho studiato economia politica all'Università Bocconi. Dopodiché ho fatto un master in economia, sempre politica, sempre alla Bocconi. Poi mi sono trasferita a Londra, dove ho fatto il PhD in economia. E ho deciso poi di fermarmi in Inghilterra e attualmente sono professore di economia all'Università di Southampton. Sono nata a Torino. Ho studiato all'Università a Torino Scienze Politiche e Relazioni Internazionali e poi ho fatto un master di perfezionamento alla Sant'Anna di Pisa. E in questo momento mi ritrovo di nuovo a Torino, sono una libera professionista con una partita IVA e lavoro come consulente sulla progettazione europea per università e per società italiane e non. Sono nato a Reggio Calabria e ho studiato ingegneria informatica a Bologna e adesso vivo a Nicotera Marina, un piccolo borgo di pescatori in provincia di Vibo Valentia, in Calabria. Io sono nata in provincia di Bari e dopo ho fatto il liceo lì e poi mi sono trasferita a Padova per studiare neuroscienze e psicologia sperimentale. E poi dopo ancora mi sono trasferita in Trentino per fare il dottorato. E sono ancora qui adesso per fare. Sto facendo un periodo di ricerca sempre qui. Il motivo principale è che quella cosa specifica che volevo studiare io non c'era all'Università di Bari, che era l'università a me più vicina. La facoltà di scienze veterinarie di Messina è l'unica nel sud Italia, quindi ho preferito comunque restare nella mia terra, ecco, senza andare fuori. Mi sono trasferito a Bologna per necessità, perché quando terminai il liceo. La facoltà di ingegneria informatica al sud Italia credo fosse solo a Catania. È stata una scelta, non una necessità, ed è stata una scelta legata all'intenzione di fare un dottorato di ricerca, o meglio un PhD. Mi è stato consigliato di studiare all'estero. Io ho deciso di tornare e questa decisione è stata legata a un progetto di ricerca che ho iniziato appunto a Southampton sulla disoccupazione giovanile dei laureati in Italia, e quindi ho deciso di tornare per dare una voce ai giovani che hanno partecipato a questa indagine. In realtà dopo il master sono partita immediatamente, ho fatto prima sud-est asiatico, poi mi sono spostata negli Stati Uniti, Bruxelles e un anno intero in Germania prima di non poterne più e non vedere l'ora di ritornare a lavorare nel paese dove sono cresciuta e che sentivo come casa mia. Quando sono partito, che ero ancora abbastanza piccolo, dalla mia terra natia, sapevo che in cuor mio stavo per affrontare un viaggio che mi avrebbe diciamo, consentito di visitare tanti posti, incontrare nuove persone, nuovi modi di pensare, ma sarebbero state solo tappe di un viaggio che mi avrebbe poi riportato qui. Non credo che tornerei mai, a meno che veramente non trovassi un'opportunità di lavoro veramente soddisfacente. Il periodo di mobilità che ho fatto è stato molto molto importante per tutta la mia formazione e lo rifarei mille volte. Assolutamente sì, e se mai avrò figli nella vita glielo consiglierò, perché è un grandissimo momento di accrescimento personale. Sono ancora troppo giovane per dire che non cambierò idea e che non andrò fuori. È stato un percorso di crescita, non solo professionale ma anche personale, molto importante. Poi in Inghilterra, voglio dirlo, ho conosciuto l'amore della mia vita e quindi sono sicura che rifarei tutte le scelte che ho fatto. I giovani dovrebbero mettersi in gioco, dovrebbero avere anche un minimo di disponibilità a sacrificarsi, soprattutto nei primi periodi. E poi do anche una grande importanza al tipo di studi che vengono intrapresi. Certo, l'orientamento universitario, per esempio, potrebbe servire a suggerire
un percorso consono non soltanto alle proprie necessità e ai propri interessi, ma anche a quella che può essere la successiva collocazione nel mondo del lavoro. Ma io credo che un elemento che manchi nella preparazione universitaria italiana è l'esperienza lavorativa, il contatto col mondo del lavoro. In altri paesi, ad esempio l'Inghilterra, in cui la preparazione accademica è inferiore, è però più facile trovare lavoro, e uno dei motivi è che i laureati sono seguiti, diciamo i giovani che studiano all'università sono seguiti durante il percorso universitario e gli vengono incentivati, in qualche caso costretti a fare esperienze di lavoro coerenti con il percorso di studi che stanno frequentando. La mobilità di per sé è molto positiva e dovrebbe essere incentivata moltissimo, ma è importante che dopo questo periodo di mobilità le competenze acquisite, anche se è stato un contesto informale o non formale, vengano riconosciute. In tutta onestà, credo che per poter far diventare un'opzione, non una necessità, il tornare o il partire, bisognerebbe investire molto di più e correttamente nell'aspetto formativo. Il problema è che bisognerebbe rivedere, secondo me, proprio tutto il sistema di come è pensata, per esempio, l'impresa in Italia, di come è pensata il rapporto tra l'università e l'impresa. Perché queste due cose dovrebbero essere molto più interconnesse. Il mondo, per esempio, dell'impresa italiana non è pronto ad accogliere una serie di figure laureate che ci sono adesso, che sono sempre di più.